Ogni oscuro castello che si rispetti deve avere un suo fantasma. Beh, non è sempre vero. Ci sono moltissimi castelli sui quali non si conoscono leggende su presunti fantasmi, ma che nascondono comunque oscuri segreti. In Italia forse il più famoso è il castello di Miramare. Una bellissima fortezza sulla punta del promontorio di Grignano, a Trieste. Ma come sempre, prima di addentrarci nella storia, se vi piacciono i contenuti del mio canale, vi invito ad iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Detto questo, possiamo partire. Pur non avendo un fantasma, diciamo, tutto suo, si dice che su di esso gravi una tremenda maledizione, secondo cui chiunque vi pernotti è destinato a morire, morire prematuramente in terra straniera. Ora voi penserete che si tratti di una o due persone che per chissà quale strana coincidenza, sono morte all'estero dopo, diciamo, aver dormito in questo castello. Ma se credete nelle maledizioni, questa sembra essere talmente potente che c'è addirittura chi pensa che, diciamo, sia indirettamente responsabile dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Ma andiamo con ordine. Il bellissimo castello di Miramare non è una rocca, diciamo, molto antica. Infatti risale a metà del XIX secolo, quando l'arciduca austriaco Ferdinando Massimiliano d'Asburgo giunse a Trieste e rimase, diciamo, talmente affascinato dalla bellezza del promontorio di Grignano che ne acquistò molti appezzamenti e decise, di far costruire una residenza degna del suo titolo. I lavori iniziarono il 1 marzo del 1856 e Massimiliano ordinò che fosse la più bella delle rocche perché doveva essere un monumento d'amore dedicato alla moglie, Charlotte del Belgio. La coppia rimase talmente rapita dal panorama e da quello che sarebbe diventato il castello che alla vigilia del Natale del 1866 presero alloggio al piano terra dell'edificio, nonostante i lavori, diciamo, fossero tutt'altro che finiti. La coppia voleva godersi la loro idilliaca rocca per il resto della vita, ma in realtà lo fece solo per pochi anni. Nel 1864 Napoleone III di Francia fece pressione su Massimiliano affinché lui e Charlotte andassero in Messico e lui assumesse il ruolo di imperatore. Ciò che voleva Napoleone era un alleato nel nuovo mondo, in modo da poter allargare le influenze anche oltreoceano. L'imperatore Massimiliano I del Messico però non ebbe vita facile in terra straniera e la sua monarchia durò appena 3 anni perché le sue idee conservatrici si scontrarono con un popolo fortemente liberale. Il problema più grande però era la guerra civile americana, nata delle obiezioni degli americani a qualsiasi interferenza europea negli affari del nuovo mondo. Sta di fatto che nel 1866 Massimiliano fu sconfitto e nonostante gliene venne data la possibilità, rifiutò di lasciare il Messico. Contro i pareri di Charlotte e addirittura di Napoleone III, Massimiliano tentò di resistere all'assedio e finì per essere giustiziato il 19 giugno 1867. La povera Charlotte, già in crisi a causa di una mania persecutiva acuta, subì tracollo mentale. Quando giunse in Europa, trascorse il resto dei suoi giorni in solitudine nel castello di Beaucourt in Belgio, dove morì nel 1927. Troppo poco per giustificare una maledizione, non credete? Ma proseguiamo. Il castello passò nelle mani dell'imperatore Franz Joseph e di sua moglie Elisabetta d'Austria. E nuovamente uno dei suoi residenti morì in condizioni, si dice, misteriose. La mattina del 30 gennaio 1889, il loro unico figlio Rudolf, principe ereditario d'Austria, fu trovato ucciso presso la residenza di Meierling, nel bosco di Vienna. L'incidente, tuttavia,
tuttavia fu etichettato come suicidio, ma sollevò moltissime teorie di cospirazione. La maledizione in questo caso però non si fermò ad un unico membro, ma proseguì con la madre di Rudolf, l'imperatrice Elisabetta, che il mondo intero conosce con il soprannome di Sissi. Sissi, al pari di Lady Diana, era un'icona della nobiltà del tempo. Era molto bella ed era amata per le sue opere caritative, molto popolare anche tra le caste più basse. Amava molto viaggiare e nel 1898 infatti andò a Ginevra. Purtroppo anche un giovane anarchico italiano di nome Luigi Lucchini era anche in città. Rivelò successivamente che era venuto a Ginevra per uccidere un sovrano. E non gli importava chi era, basta che era un sovrano. Il 10 settembre 1898 pugnalò Sissi al torace e al cuore e l'imperatrice morì meno di un'ora dopo. Lucchini venne condannato alla prigionia a vita, ma si suicidò, si dice, in carcere con la propria cintura 10 anni dopo. Si dice che l'arciduca Francesco Ferdinando, il successivo a dormire nel castello di Miramare, abbia riso all'idea di una maledizione sul castello quando qualcuno la ipotizzò ad una festa. Ma ecco che la sua morte sconvolse il mondo e scatenò la prima guerra mondiale. Il 28 giugno 1914, per le strade di Sarajevo, il giovane Gavrilo Princip, penso che si pronunci così, sparò 2 colpi di pistola contro l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Ungheria, e a sua moglie Sofia, duchessa di Hohenberg. Entrambi, si dice, morirono a distanza di mezz'ora e il gesto fu preso dal governo di Vienna come il casus belli, che diede formalmente inizio alla Prima Guerra Mondiale. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Trieste fu consegnata all'Italia e l'occupante successivo divenne Principe Amedeo, Duca d'Aosta. Durante il suo mandato il duca ha ristrutturato e modernizzato il castello, installando acqua corrente, riscaldamento centralizzato, linee telefoniche e anche un paio di ascensori. Fu sostenitore di Mussolini e diventò governatore generale dell'Etiopia nel 1937. Morì nel 1942, probabilmente a causa della tubercolosi o della malaria, in un campo, si dice, di prigionieri di guerra britannico a Nairobi, in Kenya. Ma un altro ad abitare il castello fu il nazista austriaco Friedrich Rainer. Fu condannato a morte per crimini contro l'umanità nel 1947. A quel punto, fino al 1954, il castello venne occupato da militari britannici e poi dagli americani. Ma l'ultimo a morire per quella che pare a tutti gli effetti una maledizione fu un generale americano che vi soggiornò fino al 1951, quando fu inviato nella guerra di Corea e morì pochi giorni dopo il suo arrivo di attacco cardiaco. Nel 1955 la rocca fu consegnata alla città di Trieste, che lo restaurò e lo aprì al pubblico. Da allora il castello di Miramare è diventato un'attrazione turistica popolare e viene visitato da migliaia di persone ogni anno. Per chi crede in queste cose, la bellezza mozzafiato di questo castello tuttavia fa dimenticare ai visitatori le molte celebrità che hanno perso la vita dopo aver soggiornato al suo interno. Una maledizione che non è mai stata scongiurata e che attende, chissà, solo qualcuno dorma tra le mura del castello per riattivarsi. Bene amici, il video di oggi termina qui. Spero come sempre che questa storia vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like per farmelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!